Disputando il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Siamo al telefono con Salvatore Palitta, che è il presidente del Consorzio per la tutela del pecorino romano. Avevamo già incontrato il presidente e avevamo parlato di pecorino romano DOP durante un evento alla Casina Valadier a Roma. Oggi invece parliamo di una grande novità: il marchio e la registrazione in Giappone. Allora, presidente, benvenuto sulla web radio Senza Barcode. E che cosa significa per noi italiani e per il prodotto pecorino romano DOP il marchio registrato in Giappone? E anzitutto buonasera, bentrovati. Per noi è una scelta strategica quella della registrazione dei marchi. Ovunque noi abbiamo necessità di farlo, oramai l'abbiamo fatto in tutto il mondo e da ultimo adesso in Giappone, che ha comportato un impegno notevole, ma alla fine siamo riusciti a far riconoscere e a registrare il marchio. La registrazione del marchio è estendere la protezione sul marchio e sulla storia, sulla distintività del prodotto, che è unico nel suo genere, e quindi la tutela della proprietà intellettuale è una delle massime forme di tutela dal punto di vista giuridico. L'abbiamo fatto di recente in Nuova Zelanda, successivamente a Singapore, con una causa che poi ci ha dato ragione, e adesso in Giappone da ultimo. Per noi è fondamentale perché è un mercato insediato da tanti sounding di provenienza nordamericana, e per noi difendere l'autenticità del prodotto attraverso il marchio è un elemento di forza importante. E di questo noi vi ringraziamo, perché è un prodotto eccezionale anche a livello di proprietà. Abbiamo visto l'altra volta con il dottor Piretta l'importanza di questo prodotto. Parliamo di Giappone, che è un mercato in forte espansione, e abbiamo visto che nel 2017 il consumo totale di formaggi è stato di 325.000 tonnellate. C'è un incremento veramente importante. Il mercato giapponese, scrivete, è molto remunerativo, sia per l'elevato numero di abitanti concentrati nelle grandi aree metropolitane, sia grazie ad un PIL pro capite elevato. E in più, diciamocelo, tuteliamo un prodotto che viene spesso, troppo spesso, clonato con prodotti che non sono assolutamente equivalenti, giusto? Giusto, però confidiamo molto sul comportamento e sulle scelte del consumatore, del distributore nipponico, perché loro vanno a ricercare il prodotto che hanno conosciuto nella cucina, nella tradizione italiana, e vogliono quello autentico. La nostra crescita in questi ultimi anni è importante, e lo è importante perché sempre di più il giapponese si avvicina e apre nel settore della ristorazione tanti punti di somministrazione. Consideri che oggi nell'area urbana di Tokyo sono presenti 4.500 ristoranti di sola cucina italiana. Cucina romana la fa da padrone, e in quello spazio della cucina italiana c'è tanto del pecorino romano. E per noi indubbiamente è una decisione importante quella della registrazione del marchio, anche perché seguirà, a iniziare da marzo 2020, una campagna promozionale presso la ristorazione, le TV locali, con testimonial di chef stellati, e di una campagna che durerà 3 anni di promozione del nostro prodotto. E leggevo anche il Carbonara Day, oltre ai eventi promozionali, sì, e attività sociali. Sì. Avete proprio programmato una campagna importante.
abbiamo programmato questa campagna importante, consideriamo gli chef degli divulgatori formidabili nella conoscenza e nel consumo del prodotto, e su questo noi scommettiamo tanto, investiremo poi in un triennio delle cifre importanti. Per noi è un'occasione per rafforzare quel trend che oramai è consolidato negli ultimi anni. L'Italia ha vissuto un momento drammatico per quanto riguarda il latte quest'anno. Le cose si sono stabilizzate adesso? Io ritengo che tendenzialmente le condizioni attuali portano a una stabilizzazione, perché i valori di mercato rispetto all'inizio del 2019 sono in netta crescita, e questo dovrà avere una ricaduta anche sul prezzo del latte. Questo è un aspetto che non coinvolge il consorzio. Per noi era importante creare le condizioni di un rilancio, di una promozione, di una regolamentazione delle produzioni, che è sempre un aspetto faticoso, travagliato, ma è necessario per stabilizzare i prezzi e soprattutto stabilizzare il prezzo del latte. Presidente, io la ringrazio della partecipazione, la ringrazio per quello che state facendo e spero di incontrarla nuovamente, e invito tutti nel fare gli auguri di Natale e di un buon anno nuovo a consumare pecorino romano DOP e avere sulle nostre tavole i prodotti di origine controllata e protetta. Grazie. Grazie a voi e invito per i consumatori. Per il Natale abbiamo nuove tipologie di prodotto a basso contenuto di sale, prodotto di montagna, il prodotto a lunga stagionatura, che rafforzano questa linea di tendenza di valorizzazione qualitativa del prodotto. Grazie e buon Natale. Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.